Matteo D'Alessandro, Matteo, buona la prima, quasi nessuna occasione concessa all'Avezzano e stavolta, come diceva il mister, mentre l'anno scorso a volte subivate voi il primo gol, stavolta invece avete subito attaccato per primo e avete segnato. Sì, siamo molto soddisfatti, era importante partire con il piede giusto e sapevamo che la parità di Coppa, dove l'abbiamo affrontati, ci ha detto cose che sarebbero state diverse da oggi e hanno comunque cambiato allenatore, direttore, hanno cambiato giocatori e sistema di gioco. Secondo me sono stati bravi nell'approccio, pazienti e abbiamo fatto una buona gara anche dal punto di vista tecnico. Quindi siamo molto soddisfatti. Ecco, questa lì. Ma il porto d'Ascoli è questo. Ho sentito l'intervista del mister e credo che abbia detto giustamente che ogni partita vinta in Serie D per noi deve essere motivo di grande orgoglio e grande soddisfazione. Quest'anno abbiamo intenzione di alzare l'asticella. Non è facile, però l'obiettivo è questo. Abbiamo, secondo me, allestito una rosa importante dove tutti si sentono coinvolti e parte del progetto. E sono certo che questo coinvolgimento da parte di tutti poi durante la stagione sarà fondamentale. Il fatto di finire con un clean sheet e già da Domenica Chieti per noi è fondamentale. Quello che ci diciamo sempre è cercare di non prendere gol per poi costruire qualcosa davanti e abbiamo le capacità per farlo. Anche tu fai un gran lavoro in fase difensiva, comunque ti abbiamo visto anche parecchio, sia regista ma anche mediano a supporto della difesa. Infatti Sì, anche con l'espulsione di Sensi di fatto non avete subito quasi nulla. Sì, siamo stati bravi a rimanere compatti. Era un momento comunque della partita delicato. Sappiamo che dovevamo reggere il forse in finale loro. E per quanto riguarda a livello personale, sì, le caratteristiche mie sono queste. Sono un giocatore che nel corso della mia carriera ha fatto il difensore per diversi anni, quindi cerco di dare un grande apporto e supporto al blocco difensivo e spero di continuare così. Oggi